oggi è una, diciamo, manifestazione storica, perché è la prima volta che a Palermo, dove forse 30, io non mi ricordo la manifestazione, siamo tutti insieme, noi insieme ai sindacati e tutte le nostre associazioni, insieme agli artigiani, cose. Siamo qua per far vedere che ancora siamo vivi, forse è un atto di presenza, non so come descriverlo. Siamo ancora vivi, però penso che a fine anno, lo dice a fine anno, molti pensano, dice a fine mese, non ci arriviamo. Noi lavoriamo alla giornata, siamo oramai arrivati alle, non so cosa dire, qua ci sono, abbiamo insieme i miei operai con cui lavoriamo da 30 anni a tre generazioni e non sappiamo più cosa chiedere alla regione. Alla regione è un palazzo, ci pensiamo a un palazzo di vetro, il nuovo governatore, però ora abbiamo capito che nessuno ci dà ascolto, nessuno. Siamo qua per far vedere che siamo presenti ed è l'unico settore, ad esempio a Palermo, che è l'unico settore che ha lavorato per 50 anni, l'unica attività non ci sono, e l'altro settore sono l'assistenzialismo e la regione. Noi produciamo, noi vogliamo produrre e vogliamo lavorare. Noi siamo in piazza oggi assieme a tutti gli altri lavoratori edili e affini agli edili per poter smuovere il carrozzone politico che purtroppo ci blocca, perché noi sappiamo, siamo a conoscenza che ci sono dei progetti, degli appalti pronti, ma che per l'inettitudine dei politici rimangono fermi, tanto loro lo stipendio a fine mese ci arriva sempre, noi dobbiamo sudarcelo. Al governo Crocetta chiediamo di accelerare le burocrazie, perché molti finanziamenti, molti progetti sono incagliati per la complessità delle burocrazie. Ai vertici burocratici di qualunque settore ci sono persone che sono state promosse non per meriti professionali, di capacità, ma soprattutto per meriti politici o per anzianità di servizio. Sono state tutte persone assunte con leggi speciali, con la legge dei giovani, con la legge dei pippi, con la legge degli handicappati, e senza nessuna preparazione hanno fatto carriera all'interno del lavoro. Queste persone, anche in buona fede, per carità, ma sono inadeguate a dirigere degli uffici, a prendere delle decisioni, e quindi piuttosto che decidere fanno addormentare le pratiche sulle scrivanie. C'è una burocrazia, secondo noi, che non va bene, perché l'edilizia è completamente ferma. C'è noi siamo nella provincia di Trapani, circa 5.000 lavoratori in meno da 2-3 anni fa. Allora chiediamo non solo lo sblocco dei lavori pubblici, ma anche per far partire l'edilizia privata. Stiamo mettendo in atto questa manifestazione per avere l'attenzione del governo Crocetta affinché sblocchi i lavori edili oggi fermi per la scarsa volontà politica e per una burocrazia inefficiente che sta bloccando il settore delle costruzioni. Chiediamo più lavoro per tutti e la possibilità di andare in pensione un domani, forse. Vogliamo proporre addirittura al studente della regione una tabella H, che sia la sua tabella H e la nostra tabella H. Noi abbiamo bisogno urgentemente di finanziamenti per apprestare piccoli lavori. Bene che ci sono i grossi lavori, ma principalmente i grossi lavori per dare possibilità alle piccole imprese e agli artigiani e ai lavoratori. Siamo qui con i sindacati, quindi noi datori di lavoro, rappresentanti dei datori di lavoro, insieme ai rappresentanti dei lavoratori con i sindacati, proprio per manifestare il nostro disagio, il nostro numero di disoccupati, di aziende che stanno chiudendo, di aziende che stanno fallendo, di aziende che non hanno più da offrire posti di lavoro agli operai stessi. Il settore trainante non si è capito che in Sicilia è l'edilizia, al nord hanno le fabbriche, noi abbiamo l'edilizia, se l'edilizia viene messa in ginocchio purtroppo va in declino tutta la società siciliana.